A Bologna, in via Erlerio, una volta c'era la medicina legale. Stranamente, tutte le notti spariva qualcosa, una gamba, un braccio o anche altre cose che non sto a raccontare. Cose, ha messo due guardie, vestite, eccetera, come il comune veste le persone che lavorano in certe posizioni. A mezzanotte uno dei due andava in un'osteria vicino che andava a prendere il mangiare perché mangiavano a mezzanotte. Allora uno per fare diciamo così, il furbo, lo scherzo, cosa ha fatto? Ha tirato fuori un morto da una cassa, gli ha tirato via la giacca, il cappello. L'ha indossato lui e poi dopo si è messo dentro. E il morto l'ha messo a sedere sopra la cassa. Cosa è successo? Che quello altro è tornato con il pasto con della mezzanotte e ha visto. Ma col buio che c'era, perché c'erano solo delle candeline o cose del genere, non guardò bene e disse: Oh, stanotte gli hanno fatti i turtlin. E il morto sopra gli risponde: Bene, cabagnai in cosa? Dice: Ma come parli? Lo guarda bene e vede che è il morto. Cosa ha fatto? È svenuto. E quello che era dentro alla bara in posto dell'altro, ha fatto un lavoro incredibile che ci è voluto il barile per buttare fuori tutta la popò che si era fatta addosso.